Zombie Apocalypse. Buongiorno a tutte, buongiorno. Come state? Spero bene. Nuovo video vlog barra chiacchiericcio. Dunque, questo è un video dove, scusate, sto guardando là perché è venuto il cane di mio zio, quindi vabbè, niente. Dunque, cosa volevo dirvi? Ah sì, oggi sono uscita con una passeggiata, non ho fatto video vlog, non ho fatto niente, però se riesco in questi giorni farò un video spezzato nei video vlog dove vi parlo di tante cose in generale, della mia giornata, insomma, vi faccio partecipare delle mie giornate. Non ho detto che riesco, però ci voglio provare. E niente, cosa dirvi di bello? Finalmente sto riuscendo a fare qualche video, perché avevo detto che avete fatto l'ultimo video sul mio canale, invece mi sono resa conto che devo solo cambiare qualcosa sul mio canale, non so, qualcosa sul mio canale, non so ancora cosa, però vabbè, niente. E, detto questo, in questo canale forse vedrete anche video di cucina, non di tutto, perché non cucino, però faccio vedere i piatti già pronti. Piatti già pronti sarebbe a dire che faccio vedere quanto sto per mangiare, che vi do la ricetta del piatto che io sto per mangiare. Non vi aspettate chissà che, però intanto vi darò qualche ricetta, così almeno la prendete. Se vi interessa, non è detto che vi interessa, però ci posso provare. E se vi può ancora di più interessare, ve lo scrivo nell'info box man mano che pubblico il video, ok? Tutto lì. Ciao. Quindi niente, non lo so ragazze, a me andava così di registrare alcuni video vlog dove fare un po' della mia giornata, tutto lì. Quindi non lo so, se a voi vi va questo video ve lo faccio e ve lo registro, anzi sto già registrando, se vi fa piacere la mia compagnia, eccomi qua, di nuovo. Ciao. Che davvero non ce la fa più. E niente, adesso sto guardando Beautiful, tanto per cominciare, e vabbè, di là, volevo posto mia mamma, ma non è a letto, vabbè, niente. E niente. Non capisco, dopo quello che quel bastardo le ha fatto. Scusate un po', però è così. Soprattutto è un classico di Brooke Logan. E niente. La tua fiducia, poi piange per il piede così. Io ti secondo che vado a lavarmi i denti, già che sono... Allora, il mio outfit è questo, per vedere, il mio outfit è questo. È diverso perché io proprio non ce la faccio più. Prima vi spensero, adesso dico, è troppo. Ma certo che è troppo, è un incubo che si vede in tutte le leggi. Adesso mi mettere lì.
questo qui, non so. Davanti tutti i denti e adesso andiamo in sala. Ragazzi, mio, c'è un disordine in cucina, ci sarebbe da spazzare, però vabbè, casomai spazzo dopo. Non vorrei mai far sempre spazzare io, non me devo spazzare anche io, devo spazzare e niente, io non lo so perché un vedo strano, boh, della telecamerina, boh, vabbè. Mi vedo a tratti, non so cosa sta succedendo sul telefono, boh, vabbè, mi vedo proprio a tratti, non capisco il perché, boh. Nel frattempo sta continuando, sta scorrendo ciao beautiful, volevo dire, e niente, mi faccio solo le sopracciglia stamattina e non mi sono truccata per niente, solo, se non che le sopracciglia, perché così non potevo stare. Mi sono docciata avanti ieri e anche ieri mi sono docciata. Domani mattina mi ridoccio. Oggi non mi sono docciata, mi sono docciata solamente ieri sera, avanti ieri. Infatti vedete cambiata, vedete che mi cambio in continuazione. Non è questione di sicurezza, ragazze. È proprio ci tengo a essere pulita e ordinata. Niente. Oggi, allora, ieri avanti ieri era un altro maglione. Oggi ho questa maglia vestito, che non so se si vede, aspettate un attimo. Allora, ecco qua, vedete? Già. È così. E rieccomi. Allora. Non ho fatto vedere tutto quello che stavo facendo con i denti per lavarmi, perché non era caso di riprendere fin troppo. Ho ripreso mentre stavo, come si dice, sfregando. Però poi il resto, i dettagli, è meglio che l'abbia tolti, perché non è a caso, già non interessa a nessuno quando mi lavo i denti, figuriamoci se devo farlo io per forza, lavarmi i denti di fronte a voi, l'ho un po' insaponati, ma il resto, poi ci siamo capiti, non è il caso di andare oltre. E niente. Oggi cosa ho fatto? Sono uscita per tutta la parola, ho fatto il solito giro che faccio con voi quando sto parlando in diretta con voi. E poi ovviamente niente, ho fatto un sacco di cose di commissione, ho chiamato delle persone perché dovevo fare delle cose che ora ovviamente non mi ricordavo cosa dovevo fare, però alla fine sono riuscita a farle. E niente, io nel frattempo si è cucinata il capretto, ma vabbè, e niente, andiamo di là che è meglio. Eccomi qua, allora, mi sono messa qua perché mi viene meglio e anche perché sono vicino alla televisione, perché vicinissima non ho. Posso guardare la televisione in tutta tranquillità. Voglio parlare con la cosa troppo alta, la televisione mi e niente. Quindi, praticamente, oggi ho fatto un sacco di commissioni, mi hanno pagato le bollette perché tanto avevo già pagato da un bel po' di tempo, da prima. E oggi appunto me la sono fatta facendo una bella passeggiatina. E niente. Quindi, che dire, sto video l'ho fatto perché volevo dire semplicemente che anche se avete visto, vedrete questo video vlog, sarà l'ultimo che vedrete. Alla fine qualcuno mi ha dato un consiglio, anzi più che altro una mia amica di YouTube che mi segue da tempo su YouTube, mi ha detto di fare altri format, e della verità io farò altri format, ma ancora non ho idea di quali potrei farli, però anzi potrei fare come lei prima come si dice consigliato di fare dei video, weekly vlog,
o come si chiamano, lo so, adesso, vabbè, sì, wiki vlog, dove ogni giorno vi dico o vi racconto la mia giornata, come vanno, come proseguono, anche se non vi faccio vedere tutto, però vi dico semplicemente, vi racconto in breve o anche in lungo andare che cosa combino durante la giornata, anche se non vi faccio proprio vedere, però vi spiego cosa faccio oppure cosa ho fatto tutto lì. Poco fa ho mangiato un bacio del cavolfiore. A proposito di azioni di compiute, ho mangiato il cavolfiore. Dopo che sono rientrata dalla passeggiata, ho bevuto un bicchiere di Coca-Cola, anche se non è sano, dovrei bere più acqua, già lo faccio, però sto scherrando un po' troppo, secondo me, perché la Coca-Cola non è il massimo, mentre l'acqua andrebbe meglio, perché l'acqua almeno ci dà più sostanza, ci aiuta anche a dimagrire, a fare tanta, ecco, brave, tanta più plin, e niente. Poi, cosa devo dirvi? Non lo so, quindi non lo so. Ah, qui se vedete sto cambiando col telecomando perché non posso, perché però così passa. Ok, sto dicendo un sacco di fesserie che non attacca nessuna parte, ma è perché spero che si senta bene l'audio del mio telefono, perché sto registrando col telefono lo Xiaomi Mi 11 Lite 5 GB, però è dalla memoria da 128 GB, e niente, io non carico questo appena posso, registro dal Galaxy, vabbè, niente. Quindi non lo so, ragazzi miei, boh. Niente, questo rumore ovviamente non è casa mia, anzi a fianco a casa mia c'è un cancello che è di fronte a noi, anzi dietro dall'altra parte, e dei nostri vicini, e quindi è classico che fanno rumore, sembra che ci siano i fantasmi, ma non è così, ci abita gente dietro di noi, già dall'altra parte. Se sentite rumori molesti, sto guardando sempre il video di folla, e niente. C'è gente che si sta pestando di brutto pure. Un episodio veramente orrendo, per non dire osceno. Beautiful ogni tanto si pestano, malamente pure, non avevo dettagli. Ai ai. Che brutta cosa quando la gente si pesta in mal modo. Già, e poi cos'altro volevo dirvi? Se riesco torno con i video ASMR, che so che vi piacciono tanto i video ASMR, ma non ne sono sicura, ragazzi, però ci voglio provare perché so che sono belli i miei video ASMR, belli tra virgolette, belli, perché c'è chi è più artista di me nel fare video ASMR. Io non sono il massimo, aspettate un secondo perché siete messi male. Ok, e rieccomi. Dunque, avevo il telefono un po' messo troppo lontano e non mi sentivate, ecco perché. Poi, cos'altro dirvi? Ieri mi hanno appunto guardato il Patriarca su canale 5. Il Patriarca, sì. E invece mi sono fatta una bella dormita perché veramente ero molto molto stanca, tanto stanca, e così mi sono coricata, niente, sto continuando a guardare tutti, forse non me ne siete accorte, se sentite rumori proprio molesti, che poi non sono rumori molesti, sono rumori, tutto a posto, è la televisione, niente. Volevo farmi la maschera a viso, ma non ne voglio, ragazzi, sono stanca. C'è un sonno allucinante.
Ieri sera ero russata un maiale. No, vi giuro, io russo davvero, tante volte io russo proprio brutalmente. Già. Un secondo, ok, così va bene. Io e il mio bell'anello di mia madre, quando guardate lui mi sono orribili, ma questo anello è bellissimo comunque. E niente, non mi interessa che voi mi diciate, vabbè, che mi dite che sto sfoggiando questo anello come se fosse chissà cosa, però mi andava di dirvi a voi che mi interessa più che altro. Cioè, che mi interessa, devo dire che mi va di poi vedere sto pedonello, che è bellissimo davvero, guardate che bello che cioè. E niente, tutto lì. E niente. Cosa trovo da raccontarvi? Ah sì, nulla di che, oggi vi racconto. A parte i sogni che ho fatto di cacca, veramente i sogni orribili. Ho sognato i sogni, che sto dicendo? Vabbè, aspettate. Allora, ho fatto dei sogni allucinanti, ovvero uno era riferito a cose poco edificanti, poco belle, e l'altro una peggio dell'altro, appunto. Di cosa si tratta non lo posso dire perché qua siamo su YouTube, non so mai. Vabbè, io potrei anche dirlo, ma se poi me lo viene a sapere qualcuno che non conosco, non so manco da che parte sta questa persona, perché no, parlo di politici, cose varie. Gente importante dello Stato, no, vabbè, tanto non sono così conosciuta su YouTube, per fortuna, meno male, però non lo so, ragazzi, no, non me la sento raccontare, però non sia mai che lo sentano altre gente che sta su YouTube, tipo, non so chi lo potrebbe sentire. Questo messaggio che voglio lanciare, che poi non è un messaggio, più che altro è una notizia, come si può dire, è una notizia, aiuta, non so come dirvi, datata da appunto ai miei sogni, perché è nata ai miei sogni questa poca bella simpatica notizia, che poi non è una notizia, è solamente un racconto dato da informazioni dei miei sogni. Ma voi direte, ma ce la vuoi raccontare o no? Non ve la posso raccontare, allora fermati, mi fermo appunto, perché non sono cose belle da raccontare, però non sono neanche tanto brutte, però sono cose troppo private, mi dico. No, non è sull'amore, no, non voglio, non ce la faccio, non ce la posso fare e mi fermo qua, appunto. Altre cose belle ci vuoi raccontare? Sì. Mi racconto come sta divertendo il mondo a fare video su YouTube, ma mi racconto anche che mi sta stufando, non YouTube, perché altro è che non riesco a come dire. Sì, che non riesco a come si dice, a essere più attiva su TikTok, su Instagram, su Facebook. Ci voglio riuscire, ho visto le altre che lo fanno lo stesso, perché io non lo devo fare. Instagram e TikTok, lo voglio fare anche io, cioè farlo, essere attiva lì, commentare, scrivere, fare foto, che ne so, dirette, ste robe così, ho capito ragazzi, aspettate un secondo. Allora, scusate, avevo troppa roba negli occhi, avevo un pelo, non so che cosa, un ciglio dentro l'occhio, non so come sono riuscita a toglierlo, ma pare che forse non mi dà più fastidio, si spera. Ero troppo roba dentro l'occhio, avevo per fortuna tra virgolette che non mi ho truccato gli occhi, perché sennò si salvi chi può.
Infatti ho detto, o vado in bagno oppure vediamo come pesca poi, però. Ma perché le unghie lunghe ce l'ho anche adesso, quindi non so, boh. Non ho idea di come potrei fare, non ne ho proprio idea. Non so neanche io se riuscirò a... se sono riuscita a... non riuscirò, se sono riuscita a togliermi con questi ghiacci il ciglio dall'occhio, perché il fastidio non lo sento più, quindi... No, non sono andata in bagno dallo specchio della fotocamera, me l'ho levato. E non sono sicura neanche che l'ho levato, però non sento fastidio, quindi... Top, andiamo per il momento. Non voglio gridare troppo a Vittoria troppo presto. Però vabbè. A proposito, prima o poi farò questo unghiaccio e poi ovviamente me le taglio. Limare no, perché tanto lima stessa la lima la stessa, come dire, la stessa. Non veramente aiuto. La stessa taglia unghie. So che non vengono le parole, non so perché. No, voglio fare video e ce l'ho, per carità di Dio, però forse è perché mi sta venendo sonno. Ho preso delle gocce che appunto, vi ribadisco, mi calmano, quindi allo stesso tempo mi rilassano ed è per quello che non mi vengono in mente le parole. Niente, tutto. Non sono né truccata né niente, però vedete che devo farmi anche i peli del mento. Devo fare i peli del mento e non li ho ancora fatti. Vabbè. Oggi pomeriggio, quando mia mamma si sveglia dal riposo, perché adesso è andata a riposarsi, sempre che non si sveglia prima, mi farò i peli del mento, anzi ve li toglierò spinzettando, non so come si dice, spinzettandoli, sì, vedete che li ho qua, aspettate. Vedete che lì è qui? Sì, qui è il lato. Ecco qua. Allora, rieccomi. Io non so cosa c'è a questo telefono, che è curioso. Boh. Aspetta un attimo. Non è questo. Così è buio. Ah, ecco cosa è Instagram. No, Instagram, Telegram. Aspetta un secondo. Dovrei togliere... come si chiama? Dovrei togliere Telegram, perché mi dà problemi con la RAM del telefono e tutte le volte mi fa questa storia. Aspetta un secondo che lo tolgo. Chiudo il video e poi vi riaggancio. Ed eccomi ragazzi, comunque ho dovuto disinstallare alcune app che mi davano problemi per quanto riguarda la RAM del mio telefono. Adesso penso che si metta tutto male, perché vedete che non fa più strane cose, come si dice. Il mio telefono non fa più di quei strani movimenti, almeno lo spero, perché secondo me è Telegram che dà problemi a questo telefono. Può darsi che sia lui, perché da prima che stavo provando a fare movimenti poco bruschi, ma a quanto pare adesso non ne dà, quindi proprio deve essere proprio Telegram che fa questo problema. Boh, vabbè. E niente, non lo so ragazzi miei, cosa devo dirvi? Boh. Comunque devo tagliare queste unghie, vedete? Sono molto lunghe. Anche quelle dei piedi devo tagliare, sembro un demonio. Queste unghie. No, non si può dire sta roba, però ormai l'ho detta. Però sembra un diavolo questo. Allora, le unghie dei piedi vado a tagliare, le unghie delle mani altrettanto, vedete quanto sono lunghe? Cioè, sono lunghissime. E niente, quindi che dire? È così. Sto parlando che le unghie vanno tutte tagliate perché veramente non sono più. Quindi niente ragazzi miei, dopo questo video vi farò il video come dire, dei prodotti finiti, beauty, ma prima farò anche quelli top, del mese top, lo so che sono video già visti e rivisti, ma io ve li faccio lo stesso.
è meglio fare video top del top prodotti beauty. Ciao. Niente. È una storia che si ripete e conti. Non sei stanco. Non sei stanco. Quindi che dire di bello? Ho in mente di fare questo altri video, top, flop, oppure top e basta. O i pref di questo periodo, non lo so. Tutto a vedere. Sì, continuate a sentire Beautiful perché c'è ancora Beautiful. E sto guardando che sta discutendo Steffi con Riccio, non so, lui non lo so. Sta discutendo delle pazzie di alcuni personaggi di Beautiful. Vabbè. Come Scilla e come anche quell'altro che è amico, no, il padre di Hope, che sta facendo un sacco di cose allucinanti, vabbè, dettagli. Vi sto raccontando in teoria la trama di Beautiful, che se non me la sapete, la separate in teoria, c'è chi non la guarda per niente, che c'è che si guarda addirittura come voi, no, Beautiful, sì, ciao, che si guarda Netflix. Netflix è un'altra piattaforma dove tutti, come YouTube, ci guardiamo tutte le serie televisive di Netflix. Io non lo so perché mi piace Netflix, vabbè, ognuno ha le proprie preferenze, tutto quanto. Sono gusti. Vedete voi, non se ne discutono. Io ce l'ho Netflix, ma non lo guardo perché è a pagamento, quindi no. Vabbè, niente. Quindi non lo so, ragazze, ragazzi miei. Oggi è una bella giornata, ma mi sa che si sta rovinando col tempo brutto, perché non so se vedete questa ombra qua, mezza scura, oscurata. L'altra parte è bella lucida, cioè bella luminosa, ma perché il tempo è nuvoloso, non so come dire, nuvoloso, to? Però pare che mi lascia pioggia, non ne ho idea. Aspetta un secondo. Sì, è così, sta minacciando pioggia. Sembra così, ma non vorrei dire una bagianata, ma mi sa che è così. E niente. Vedete che di qua sono scura, dall'altra parte sono mezza illuminata come se ci fosse il sole. Ma il sole non ce n'è perché è oscurato da una nuvolaccia antipatica e schifosa. Ma vabbè, dettagli, se ne facciamo l'abitudine. E niente, quindi non lo so. Qui ci devo fare la pulizia della mia casa, della mia camera, di tutto, insomma, tutto l'appartamento. Ma con questo tempo dove vogliamo andare? C'è troppo brutto tempo. Un po' è bello, un po' brutto, un po' è bello, non si capisce niente. In questo tempo, vabbè, dettagli. Oggi ho cambiato borsa, ne ho presa un'altra dalla mia armadio, centesinata quella borsa che avevo dentro, centesinata. Che sto dicendo? No, vabbè, avete capito. Quella borsa grossa che avete, se la posso fare a parlare, quella borsa grossa che avete visto tempo fa. Vabbè, in questi giorni i giorni prima di questi, insomma, quella borsa lì nera con le che si è mezza rotta la tracolla, che si porta a manico, e nel mio armadio, anzi fuori del mio armadio, è per terra da una parte sotto il cavalletto, mentre un'altra borsa che mi ha regalato mia madre da Zara, come dire, la sto utilizzando adesso, anzi l'ho utilizzata oggi per uscire di casa a fare una passeggiata, e nel frattempo ascoltiamo un po' della buona musica, tutto lì. Vedete che sta minacciando pioggia, cioè, però non vorrei piovere, forse piove stanotte, chissà, non lo so, non ne ho idea. E voi come va dopo il tempo? Come va dopo il tempo in... aspettate,
un continente, ma non so dove voi risiedete in Italia, perché non so dove state, non so dove state, io non ne ho idea. Io qui a Palazzo Sardegna a volte fa brutto tempo, a volte invece è un tempo che spacca le pietre, come è stato avanti ieri e ieri se non erro. Non mi vorrei sbagliare, però sapete che sono un po' stupendo un po' la condizione del tempo, perché ho la testa un po' da un'altra parte, non so che cosa mi sta succedendo, ma ultimamente non riesco a capire che cosa voglio combinare durante le giornate. Sto sempre in giro per Palau, pulisco la mia casa, cucina mia nonna, ma anche io dovrei cucinare tra poco. Nel senso, darmi da fare, rimboccare le maniche e cucinare invece. Devo dire la verità, cucina sempre mia nonna, questa non è bella, dovrei cucinare anche io. Solo che cosa devo fare? Con cosa cucino? Cioè, cosa diamo in cucina? Prendo roba da YouTube se devo cucinare, cioè ricette da YouTube, così capisco bene se mi piace o meno cucinare. Però cucinare per questo devo cucinare, se no che senso ha? Poi, per l'amor di Dio, se una cosa non mi piace la mangio lo stesso e poi non la cucino più, però almeno cucinare devo cucinare per forza. Mentre per quanto riguarda fare la lavatrice la faccio, però la faccio solo 2 volte alla settimana e le altre 2 volte a settimana la fa mia nonna, sia per me che per lei. Se deve invece pulire la lavatrice con un prodotto idoneo, la pulisce mia nonna, anzi mi sta insegnando a me come pulire la lavatrice quando lei non ci sarà più, sperando il più tardi possibile. Non dico così perché voglio tanto bene mia nonna, che se a volte litighiamo, però è normale, come tutti i nipoti litigano con le proprie nonne, però poi anche se chiedo scusa in ritardo, però almeno chiedo scusa. Cosa volevo dirvi? Che presto arriveranno anche video di trucco e sì, arriveranno anche video di trucco, tranquille. E niente, arriveranno video di trucco, arriveranno video, non solo di trucco, anche video ispirati a un'attrice, a cantante, non lo so, vediamo, modelle. Vediamo un po', non ne ho idea, devo un po' trovare ispirazione, anzi trovare no. Quando non ho come studiare, come dicono alcune persone su internet, ma anche in televisione, l'ispirazione più lo cerchi meno la trovi, però la verità è vero. Ciao. Niente. Cosa devo dirvi? Che finalmente ho comprato un prodotto per le orecchie, anzi mia nonna ha comprato un prodotto per le orecchie, per pulirsi le orecchie, per pulirle anche a me, per pulirmele anche io perché sono mezzo sorda, quindi adesso grazie a Dio ci sento un po' di più alle mie orecchiette, perché erano troppo tappate, il cerume, che adesso io lo so fa schifo, ma la verità il cerume era una porcata unica, vabbè, niente. Già. E niente, quindi la lavatrice mi sta insegnando a farla a me e anche a pulirla, e poi quando sarà dovrò farlo anche io a pulire la lavatrice, pulire nel senso pulire come si chiama? Vabbè, pulirla in generale quando è troppo sporca, darle una bella metterla in moto, mettere un detergente apposito e farla andare da sola. Adesso non mi ricordo come si dice, con mia nonna abbiamo guardato dei tutorial come fare a pulire la lavatrice, e quindi top, ci piace sta cosa con un detergente apposito. E niente, adesso dopo Beautiful c'è Uomini e Donne, mentre su cos'era, Canale 5, non lo so, non mi ricordo. Via Terramare, c'è Terramare e tutti si stanno guardando Terramare, una cosa incredibile proprio guardarsi Terramare, e vabbè. E niente. Bene ragazzi, io adesso vado e ci vediamo.
in un altro video che criccio, ma sarà questo nei prossimi giorni, perché non voglio proprio assillarvi con i diritti che criccio, almeno che non ve li faccio giorno dopo giorno questi video. E poi farò anche video, sfogliamo insieme i giornali, anche se non è ASMR, ve lo farò comunque per vedere le offerte del giorno. Non le butto, mi faccio state tranquilli che non butto le riviste, i volantini che portano i ragazzi e le ragazze sotto casa nella cassetta della posta, non li butto i volantini. Faccio modo che, come vedo un volantino nella cassetta della posta, lo prelevo e vi faccio un video dove vi faccio vedere le offerte del giorno sullo spin e mi dicono che non vi assicuro che sarà sempre valida l'offerta, però intanto per chi vuole, che di, non lo so, se è sardo, se siete sardi, se siete continentali, dipende da dove siete, sempre se siete in Italia ovviamente, e metti, cioè, tutte le offerte penso che siano valide per tutto il resto dell'Italia, a partire dalla Sardegna. MD o TM, come si dice? No, però si dice MD, sì. E niente ragazzi, io adesso tra poco vi saluto, perché ci sono giunto qua al termine del video. Intanto io mi hanno, come mi hanno fatto una bella lavata, una bella pulizia al mio, alla nostra cucina, ho lavato i piatti della colazione, i piatti della sera e del pranzo, ci sono anche da lavare. Poi prima che steso i panni, perché abbiamo fatto anche, secondo che io ogni volta che cambio faccio, cioè che finisco il ciclo, cambio le lenzuola, cambio il pigiama, come giusto che sia, ovvio, e faccio la nuova lavatrice ogni mezzo, quando io mi viene le mestruazioni, ovvio, cambio la lenzuola, pulisco la mia camera, spolvero, lavo per terra, spazzo, spolvero e basta, e faccio cambiare aria la mia stanza, tutto lì, per dare nuova aria, nuova generazione, ciao, nuovo ciclo di aria pulita alla mia camera, tutto lì, perché proprio che queste sono le mie abitudini di quando ho il ciclo, tutto lì. E niente ragazze, questo era tutto, i prossimi video vedrete, già ve lo anticipo così non devo essere troppo misteriosa con voi, perché non è che mi fa tanto impazzire essere misteriosa, almeno che non si tratta di una cosa che voglio fare io segreta e che non la vedrete nel mio canale. Comunque io volevo dirvi che il prossimo video vedrete video volantinaggio, cioè volantinaggio sarebbe sfogliamo il volantino insieme, delle nuove offerte, sempre se ce li portano sti benedetti volantini, non lo so. E poi vi porto anche le Spin, MD, Lidl, o che ne so, sapone, profumi anche, dipende, vediamo. E cos'altro c'è? Anche del Dettori Market, per esempio, dipende. Dettori Market è in Sardegna, ma chi conosce il mio canale YouTube in Sardegna lo può guardare Dettori Market, perché no? Poi cos'altro? Non mi ricordo una mazza, ma vabbè, dettagli e niente. Anche qualche volta mi porterò video di ginnastica, anche se io non sono al massimo per fare ginnastica, ma ci posso provare. E niente, PS, se vedrete il video in bassa qualità è perché purtroppo io in alta qualità non li posso editare, la mia connessione, anche se io ho fatto mettere la fibra ottica più alta che posso, ma il video in alta qualità non li posso caricare, quindi vedrete i video scranati, allora spero che non sia così, però la verità è questa, li vedrete in video in bassa qualità. Vabbè, tanto dovete solo vedere i video, no? Oltre che mettere like e commentare, quindi che sia bassa o alta qualità per me non cambia niente, forse anche per voi, quindi almeno così io spero che li vedrete questo video fino alla fine. Se siete arrivati qua fin qua, mettete un cuoricino o addirittura non lo so, quello che vi farà voi, basta che mi commentate
E va bene, io adesso vado a vedere il mondo dei giochi e altri canali. Non guarderò tutto perché non ce la posso fare a guardare tutto, però posso provarci. Un bacio e ciao, a presto, un bacio. Mi raccomando, guardate tutti i miei contenuti, se vi pare non siete costretti, ma vi prego. Non siate tirchi, guardate i miei contenuti. Però vabbè, io continuerò a fare, anche se voi tante volte mi viene lo spiripizzolo di dire l'ultimo mio contenuto, invece poi sanno che sono un po' così. Tante volte faccio prendere un po' dal, come dire, dal, da quello che avete capito, insomma, dal malumore, non lo so come per dire, perché cosa ci sono a fare su YouTube se poi poche persone guardano? L'importante è guardare quelli che sono fedeli, il resto pazienza, voglio bene lo stesso. A presto e ciao a tutte. Zombie apocalypse.